Tanto tempo fa non esistevano le misure di equivalenza, perciò le persone hanno avuto la necessità di inventare delle misure uguali per tutti. Equivalenza. L'unità di misura di cui ne siamo a conoscenza sono allora le misure di lunghezza, le misure di peso e le misure di capacità. Se si passa da un'unità di misura più piccola a una più grande, allora la virgola si sposterà verso sinistra di tanti posti quanti sono i gradini tra le due unità di misura. Ora facciamo un esempio con le misure di lunghezza. Allora, se noi abbiamo 100 centimetri, come facciamo a farli arrivare a decametri? Allora, in questo caso dobbiamo spostare la virgola di 3 posti verso sinistra e quindi 100 centimetri diventano 0,1 decametri. Di capacità 4,2 litri è uguale a decilitri. In questo caso dobbiamo spostare la virgola di un posto verso destra. 4,2 litri è uguale a 42 decilitri. Le misure di masso-peso. 2,555 kg è uguale a grammi. Invece ora dobbiamo spostare la virgola di 3 posti verso destra. Quindi 2,555 kg è uguale a 2.555 grammi. Per facilitare il lavoro abbiamo costruito questo strumento in cui ci sono tutte le misure che noi conosciamo.